amici della natura e bellezza, ci siamo avvicinati al periodo del fantastico iperico, quindi è tempo di fare l'oleolito. E vi facciamo vedere un metodo nuovo per fare l'oleolito in doppia estrazione, cioè sia alcol che olio, per ottenere un oleolito che ha un colore fantastico. Ovviamente non è per il colore che usiamo questo metodo, ma per estrarre tutti i principi attivi, però anche l'occhio vuole la sua parte. Vi lascio al tutorial, ciao! Salve a tutti, mi trovo al Lido di La Dispoli e un brevissimo video soltanto per farvi vedere, guardate, sto in macchina, per farvi vedere la pianta di iperico da vicino. Eccola qua, qui la vedete in confronto con le mani, così vi potete rendere conto di quanto è piccolino il fiore. Vediamo se riesco a zoomare un pochino per farvelo vedere meglio. Ecco qua. E questo è l'iperico, queste sono le foglie. Si trova di solito lungo le strade, però è meglio inoltrarsi un po' nell'entroterra e cercare dei posti dove non passano le macchine, quindi non c'è molto traffico, e cresce in terreni sodi che non sono stati lavorati. Con l'iperico potete fare un ottimo oleolito lenitivo contro le scottature e anche contro le rughe. Oggi procediamo alla raccolta dell'iperico per farvi vedere come si fa un oleolito e un oleolito in doppia estrazione con alcol ed olio. L'iperico non è altro che una pianta erbacea officinale perenne, il nome latino è Ipericum perforatum. I fiori, come vedete, sono di un bel colore giallo intenso e sono circondati da delle vescicole scure che le fanno sembrare bucherellati. Guardate, prendo un fiorellino, l'ho staccato, non so se riuscite a vederlo, ma nei petali ci sono delle piccole vescicole più scure. Sono proprio queste vescicole che sono praticamente delle ghiandole secretrici a contenere l'ipericina. E comunque il miglior periodo balsamico, ossia quando c'è il massimo contenuto dell'ipericina, è a fine giugno. La raccolta si fa a mano, si raccolgono sia i fiorellini già aperti e sbocciati che i boccioli, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma occorre raccogliere sia i fiori che i boccioli, perché sono questi che hanno contenuto di ipericina. Una volta giunti a casa, laviamo i nostri fiori, li mettiamo in uno scolapasta e passiamo velocemente sotto l'acqua i fiorellini per lavarli. Una volta che li abbiamo lavati, li riponiamo su un canovaccio e li asciughiamo prima di riporli al sole. Ora riponiamo i nostri fiorellini al sole in una teglia o in un graticcio per un paio di ore, in modo che l'acqua sia completamente evaporata, i fiorellini perdano ancora un pochino di acqua del vegetale e qualche insettino che è rimasto nei fiori se ne possa andare liberamente. Passate le 2 ore, prendiamo i fiorellini, li mettiamo in un mortaio e li schiacciamo, in modo che i solventi poi possano penetrare i fiorellini in ogni sua parte. Supponiamo di aver raccolto 40 g di capolini fioriti e boccioli di iperico. Li dividiamo in due, quindi con la metà, circa 20 g, ci andremo a fare l'oleolito. Con la parte restante, con gli altri 20 g, quindi, ci andremo a fare un'estrazione alcolica. Procediamo a fare l'oleolito. Premetto che l'oleolito di iperico è una delle poche piante che ha bisogno di essere esposta alla luce affinché avvenga l'estrazione dei principi attivi, ossia l'attivazione dell'ipericina contenuta nei fiori. Quindi procederemo per digestione solare. L'olio scioglierà i principi liposolubili contenuti nei fiori. Prendiamo i nostri 20 g di fiori, li inseriamo in un barattolino
di vetro, li andremo poi a costipare sul fondo. Eccoci qua. E poi a questi 20 grammi di fiorellini aggiungeremo 100 grammi di olio di girasole bio, ossia rapporto droga solvente, in questo caso olio, 1 a 5. Aggiungiamo il nostro olio, controlliamo che i fiorellini siano tutti quanti sotto il pelo dell'olio, quindi siano tutti sommersi, aggiungiamo la nostra garza, ci mettiamo l'elastico sopra per tenerla ferma ed esporremo al sole per 40 giorni, avendo chiaramente l'accortezza di esporli la mattina, toglierli nelle ore più calde della giornata, riesporli nel pomeriggio e la sera tenerli in casa. Passati i nostri 40 giorni di macerazione, quindi di digestione solare, non facciamo altro che prendere il nostro leolito, lo filtriamo, spremiamo i fiori, togliamo l'eventuale acqua del vegetale, se la notiamo sul fondo la preleviamo con una siringa, e questo è il risultato che otteniamo, un olio di un bel color rosso brillante. A questo punto inflaconiamo in contenitori di vetro scuro, riponiamo i contenitori in un luogo lontano da raggi solari, all'ombra e quindi e dal fresco. Ma possiamo anche migliorare il nostro leolito, quindi andare ad aumentarne i principi attivi contenuti, e questo lo possiamo fare aggiungendoci un'estrazione alcolica dei fiori. Se siete interessati, seguite quest'altro video.